il vescovo Bruno Foresti, viene a riposare per sempre in quella che è stata per 15 anni la sua cattedrale. Si compie così il desiderio che lui stesso aveva espresso nel momento del suo congedo dalla diocesi di Brescia. Questa diocesi accoglie con affetto e sincera gratitudine le sue spoglie mortali e ringrazia la comunità di Taverno La Bergamasca per averle amorevolmente custodite dal momento della sua dipartita fino ad oggi. Il 6 maggio, nel giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni, la salma del vescovo emerito Bruno Foresti, che ha guidato la diocesi di Brescia dal 1983 al 1998, è stata traslata dal cimitero di Taverno La Bergamasca e tumulata in cattedrale. La sua figura è stata tratteggiata nell'omelia della messa di suffragio presieduta dal vescovo Pierantonio Tremolada. Chiamato ad essere pastore, prima della chiesa di Modena Nonantola e poi di quella bresciana, il vescovo Bruno è stato anzitutto un testimone della fede con il suo carattere deciso, schietto, a volte aspro. Deciso, ma con il cuore buono e aperto ai bisogni spirituali e materiali.